E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Dragon Ball Xenoverse 2. Finalmente ragazzi, eccoci qui ad arrivati ad un nuovo episodio. Allora ragazzi, vi faccio vedere che il mio personaggio è cambiato totalmente. Quindi adesso andiamo subito su impostazioni, personalizza e cambia equipaggiamento. Vi terrò un po' aggiornati. Allora ragazzi, ho praticamente costume superiore. Ah, cosa ho sbloccato qua? Oh, bello. Allora, praticamente un G con il simbolo della Capsule Corporation. Praticamente questo l'ho avuto allenandomi con Vegeta sulla Capsule Corporation. Quindi ragazzi, se volete anche voi questo costume, vi consiglio di andare lì, perché da lì ragazzi è successo tante di quelle cose che adesso vi dirò tutto. Allora questo, oh, elegante. Quest'altro, ok. La stessa cosa sui costumi inferiori, sulle mani, sui piedi. Come accessori ho parrucca di Goku, ragazzi, che sono riuscito ad ottenerlo sulle missioni parallele, quindi vi consiglio di andarci anche per livellare, ok? Poi ho nuovo scudo, vabbè, cappello delle sfere del drago di Gohan, che è molto carino, scudo di Dore, turbante di piccolo, e io preferisco la parrucca di Goku, ragazzi. Poi come super anima ho Goku il grande Super Saiyan. E parlando di Super Saiyan, adesso guardate un po' cos'ho. Abilità risvegliata, Super Saiyan. Diventa un Super Saiyan e aumenta la tua potenza. Più aura hai, più elevato il livello che raggiungi dopo la trasformazione terzo massimo. Allora ragazzi, in poche parole, se abbiamo una barretta di cioccolato, no scherzo, se abbiamo una barretta aura abbiamo praticamente il Super Saiyan. La seconda barretta nell'aura abbiamo il Super Saiyan 2. E nella terza barra, ragazzi, finalmente nel nostro personaggio possiamo trasformarci in Super Saiyan di terzo livello. Quindi è veramente bellissimo. Poi come schivato, esplosione dello spirito, attacco supremo, lampo finale che l'ho ottenuto dal mio maestro Vegeta. Attacco supremo l'ho comprato Kamehameha Kaioken per 4, che non è nemmeno male. Poi attacco speciale ho carica master, ragazzi, avevo carica di energia, poi potente e poi la massima, che dovrebbe essere la più potente per caricarmi l'aura. Poi attacco speciale questo qua, frantumatore finale, che mi ha insegnato stesso il maestro Vegeta, che è molto utile nelle combo. E l'attacco speciale Kamehameha di Kaioken, che anche non è male. E attacco speciale ho anche colpo del lampo, questo è, secondo me, uno del, facendo le combo, uno delle migliori, ragazzi, non fallisce mai, che me l'ha insegnato sempre Vegeta. Poi sui attributi ho salute massima 48, aura massima 38, vigore massimo 38, attacchi di base 17, 14, 14, super colpi e super colpi dell'aura. Ok ragazzi, bando alle ciance, andiamo subito avanti con l'avventura. Nonostante le nostre collezioni, i campi della nostra storia persistono. Hai visto Trunks? Non lo trovo da nessuna parte. Cerca Trunks. Dove devo cercare? Chissà dove è andato, forse dovrei andare a cercarlo. Era 768. Son Gohan, yappari ikite ita ka? C17 C18. Kochira mo full power o dashite koros. Oh ragazzi, ma non so voi, ma questo gioco Dragon Ball Xenoverse 2 è veramente epico. È fatto davvero bene. E i filmati, si vede una meraviglia. Ah, qua c'è la storia di Trunks quando era ragazzo. Ah, qua è bello sta scena, ragazzi. Guardate che grafica, mamma mia. Mamma mia. Ah, stava lì lui. Ah. Anata deshita ka? Kono makimono desu ka? Questa pergamena contiene la storia della dimensione da cui provengo. Lì sono stati tutti eliminati da numero 17 e 18, anche Gohan, che era l'ultimo superstite.
Se la mamma non avesse costruito quella macchina del tempo, io e tutti gli altri abitanti del mondo saremmo vivi. Non posso approvare la costruzione di una macchina che interferisce con la storia. Sì. Oh beh, non serve a niente piangere sulle latte versato. Cosa succede? Trunks. Secondo me Trunks voleva praticamente uccidere il numero 17 e 18 per vendicarsi. Era 780. Ah, ma secondo me succederà qualcosa. Ah, che c'è? C16. Per la speranza, buona guerriera futura. Future. E via con l'attacco. Ma che sta succedendo? Non riesco a prenderlo. Ah, ora sì. Ah, ma qua. Vai così con le combo. Vai, vai, Spider-Rock. Così, ta. Ta. E sempre le sue schivate. Colpo del lampo, pa. Ragazzi, adesso vi mostrerò la trasformazione del Super Saiyan. Eccolo qui, Super Saiyan. Mamma mia. Purtroppo ragazzi, con la parrucca non si vedono i capelli biondi, è normale. Però ragazzi, nel terzo livello si vedrà tutto. Non vi preoccupate. Mira! Ah, eccolo dopo tanto tempo. L'avevamo sconfitto solamente che è rinato. Lui si pare. Stai per. Questo qua sarà subito tutta l'energia degli altri. Vai Super Saiyan 2. Carichiamoci e andiamo ragazzi a Super Saiyan 3. Eccolo il nostro guerriero per eccellenza, mamma mia. Andate sotto. Ah, ecco il futuro Trunks. Lampo finale, dai. Allora, trasferiamo Goku in Super Saiyan di terzo livello, ragazzi. Così da farvi vedere il suo potenziale. Dai. Così. Mamma mia ragazzi, che botta, guardate quanto è bello, guarda. Sono già a livello 46 ragazzi, questo è normale perché ho fatto le missioni parallele. トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。
そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴアン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。おまんまめ。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、non deve dire niente。無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。ランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、sì ragazzi, un po' triste la storia. Te la sei cavata bene oggi. Per lui è stata una vera batosta, non sono stata attenta. Ma non pensavo che partissi in quarta così. Se l'avesse fatto veramente, ci sarebbe stato un problema in più da risolvere, con tutte le conseguenze del caso. Per fortuna eri lì, grazie. Penso che Trunks abbia bisogno di una pausa. Custodirò io le pergamene per un po'. Per qualche tempo dovrai lavorare per due. Mi dispiace. Super C16, ragazzi. Ok ragazzi, prima di iniziare lo scontro vi ricordo che vi saluterò, quindi non vi preoccupate che ci saranno altri tre nomi da salutare, ragazzi. Poi nei prossimi videolog vi avviserò, così potete salutarmi nuovamente, cioè scrivermi, e così vi saluterò, va bene? Allora, Trunks, l'ultimo guerriero. Fermiamo C16 che è veramente forte adesso. Ta, ta, guarda che super combo, ragazzi. Aia. Ok, ragazzi. Oh, ho sbagliato. Non serve nemmeno trasformarmi in Super Saiyan. Abbastanza forte sono, quindi per adesso non è servito. Ah, c'è anche Cell. Vabbè. Aia, e poi fai male. Ma sto un attimo fermo, eh. Sicuramente mi deve trasformare, aia, in Super Saiyan di terzo livello, ragazzi. Via così. Adesso le cose si mettono male per voi, eh. Vai, vai. Mamma mia, che colpo. Vieni qua, Ser. Vai così. Ah, non l'ho preso, che peccato. Ma carichiamoci un po'. Sempre se ci fa caricare. Oh, sei. Che cavolo. Ah sì. Vai, grazie. Carichiamo Laura.
Al massimo così potremo fare il Kamehameha di quarto livello. Cioè, non ha fatto niente. Aia. Dove sei? Lampo finale, dai. Ok, abbiamo concluso. どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。 Scusa se ho agito così d'impulso prima. Non farlo più. Capisco il tuo stato d'animo, ma non posso più permetterti di comportarti così, è pericoloso. Lo so. Devo scusarmi anche con te, mi dispiace molto. E ti ringrazio anche per il tuo aiuto. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine del video, quindi salutiamo subito. Allora, voglio salutare subito Giuseppe. Ciao Giuseppe, scusami se non te l'ho salutato sui gameplay di Yu-Gi-Oh, ma purtroppo ti ho salutato su Dragon Ball Xenoverse, spero che non ti dispiaccia, ok? Allora, voglio salutare anche a Pino, ciao Pino, e saluto anche a Kevin, ciao Kevin. Ok carissimi amici miei, spero che questo video di Dragon Ball Xenoverse 2 vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciarvi un bel like e di condividere questo video con i vostri amici, va bene? Niente, noi ci vediamo sempre sul prossimo video su Dragon Ball Xenoverse 2. Ciao a tutti!